Ciao mister. Ciao, buonasera. Ha sembrato una Ternana capace di tenere il campo con la Salernitana. Ti chiedo quanto ti soddisfa questo, quanto rammarico c'è per quel palo di Falletti e se hai la sensazione che magari potevamo provare anche a pareggiarla e se in caso cosa è mancato. Ma sono soddisfatto perché comunque sapete che noi siamo partiti di ritardo e per noi questa era la prima partita contro una squadra professionistica, perché il massimo era stata gli amichevoli con squadre di eccellenza, proprio perché siamo partiti più tardi rispetto agli altri e noi abbiamo fatto un tempo a fare degli amichevoli di livello, non avevamo neanche l'organico per, numericamente per farle, quindi direi che abbiamo fatto la nostra figura. È chiaro che delle differenze di valori si sono viste, però devo dire che per il nostro stato fisico, per come stiamo in questo momento, abbiamo fatto anche più di quello che erano le aspettative, quindi ringrazio i ragazzi per aver fatto una partita di grande sacrificio. È stato fatto un ottimo lavoro dal punto di vista difensivo, abbiamo concesso pochissimo, abbiamo avuto una possibilità col palo di Falletti, forse siamo stati un po' poco convinti di quello che potevamo fare nella fase offensiva, però ripeto, secondo me è un buon punto d'inizio questa partita. La squadra ha cercato di fare quello che abbiamo preparato, forse ci è mancata un po' di cattiveria, spesso siamo arrivati al limite dell'area e anziché calciare abbiamo cercato l'apertura sugli esterni, invece spesso da lì dovevamo tirare in porta assolutamente, però ripeto, i ragazzi hanno fatto una buona gara e l'ho ringraziati. Quindi mister, sei soddisfatto della prova della Ternana di oggi, che infatti ha molti giocatori che sono a corto di preparazione? Io per esempio ho ammirato molto Favasuli, che dopo 6 giorni di preparazione secondo me oggi ha fatto una buonissima gara insieme a un redivivo Falletti, ma tutta la squadra è una squadra che ha giocato secondo me con dignità. E la domanda che le faccio è questa: sabato con la Sampdoria quali possono essere, limitatamente naturalmente, i margini di miglioramento? Beh, in 5 giorni, perché poi giochiamo di sabato, quindi in 5 giorni diventa difficile, però sicuramente intanto oggi abbiamo messo dei minuti nelle gambe e sabato ci vorrà una prestazione di grande sacrificio, di grande equilibrio, perché incontriamo una squadra forte più avanti di noi, è inutile ripeterlo perché sono un po' tutti più avanti di noi sotto il punto di vista fisico in questo momento della stagione, ovviamente questa cosa fa la differenza, però non è che noi partiamo battuti in partenza. Sono convinto, ho visto un bello spirito, anche se con ragazzi giovani, ma ho visto una squadra che ha dato tutto per quello che aveva, per quello che erano le sue possibilità, e l'ha fatto bene al cospetto di una squadra che è vero che anche la Salernitana deve completare un organico, però quantomeno quei 15-16 effettivi si conoscono, sono più allenati di noi, quindi insomma devo dire che insomma non è mai facile venire qui in questo stadio e rimanere in partita nelle condizioni come ci siamo presentati noi fino al 98esimo. Salve mister, Franco Esposito, Corriere dello Sport. Volevo chiedere una curiosità, se sulla punizione che ha deciso la partita, non so se l'ha rivista in TV. Non l'ho rivista, ma dal campo ho avuto la sensazione che ci fosse fallo su Falletti. No, io volevo chiederle se la barriera era stata posizionata bene, se il portiere si era piazzato bene, perché la sensazione, cioè che Andrea ha tirato una sassata, però è che ci sia stata qualche incomprensione tra portiere. No, io non l'ho vista, però mi hanno detto che probabilmente si è aperta la barriera e la palla è passata di lì, però il palo del portiere è il palo del portiere.
Buonasera mister, un volo pindarico, qualche anno fa al termine di un'amichevole giocata a Sarnano tra la Salernitana e la Ternana, lei fu profetico, la Salernitana stava vivendo un momento particolare, disse insomma di credere in certi presidenti, all'epoca c'era la vecchia proprietà, paradossalmente quell'anno la Salernitana vinse il campionato e andò in Serie A. La domanda che le faccio è, di prospettiva ad oggi, come ha visto al netto di tutte le dinamiche del mercato che è ancora in divenire e giudicando dalla sua esperienza, può mirare tranquillamente ad un'altra salvezza alla Salernitana? Allora, intanto, siccome quell'anno abbiamo vinto il campionato anche entrambi, noi, io proporrei infatti un amichevole tutti gli anni per scaramanzia, perché abbiamo vinto il campionato entrambi, quindi esatto, perché no fare un amichevole ogni anno e che sia di buon auspicio per tutte e due le squadre. Per il resto, ma io sarei abbastanza tranquillo, intanto perché la Salernitana dopo un primo anno in Serie A dove ha fatto una salvezza, un'impresa, c'è stato un cambio societario, oggi la proprietà ha una forza economica tale da poter consolidare la Salernitana in questa categoria, e credo che un passo importante sia stato fatto l'anno scorso, perché la Salernitana si è salvata, diciamo, il largo anticipo rispetto ad altre compagini che lottano per non retrocedere. Io sono convinto che questa squadra verrà completata, ha già un'intelaiatura di livello, ha un'organizzazione tattica, si vede l'impronta di Paolo Sosa, quindi diciamo non avrà neanche grandissimi problemi ad inserire eventuali nuovi giocatori, perché vanno a inserirsi in un'intelaiatura che è già rodata. E quindi io credo che la Salernitana possa, quest'anno per la Salernitana sia l'anno più importante dei due, no? Perché è quello che può certificare un altro piccolo step a livello di classifica, dare anche un equilibrio finanziario, perché so anche che il Presidente sta facendo dei grandi investimenti, perché ci sono dei costi molto, molto alti di gestione. E quindi io credo che questo sia l'anno più importante, però la Salernitana riparte con lo stesso allenatore, con tanti giocatori che l'anno scorso hanno fatto un campionato di livello in Serie A, che non è mai facile, e quindi si tratta solamente di mettere quei tre giocatori, quattro giocatori massimo, che possono andare a puntellare un gruppo che secondo me ha già dimostrato di potersi giocare tranquillamente la salvezza. Niente. Mister, buonasera, Alfonso Maria Vagliano, Radio Alfa, Il Mattino. Lei ha allenato un giocatore come Mamadou Coulibaly, ieri Paolo Sosa ha detto, per l'impegno che sta mettendo, anche per una questione di numeri, si avvia, poi le strade del mercato sono infinite, ma si avvia a restare alla Salernitana, è pronto per una stagione in Serie A? Lui già due anni fa fu insomma un po' penalizzato dagli infortuni, sì. L'anno scorso ha fatto bene, fatto a Terni, insomma è pronto per rappresentare quantomeno una valida alternativa al centrocampo in A? Grazie. Ma io penso che sia un giocatore che ha tutte le qualità fisiche e tecniche per poter fare parte di un reparto insieme ad altri, diciamo, ad altri 4-5 giocatori. Io non so numericamente, però vedendo che la Salernitana gioca con due centrocampisti, quindi in un reparto di 5-6 giocatori con giovane, insomma il sesto, penso che possa, abbia tutte le carte in regola per poterci giocare. Anche perché al di là dell'anno scorso, il precedente anno aveva già fatto bene in Serie A con la Salernitana, aveva fatto anche dei gol, era il motivo perché insomma noi l'avevamo preso. Se sta bene fisicamente è sicuramente un giocatore che sta in un reparto di una squadra che deve galleggiare tra metà della classifica e tenersi distante dalle zone quelle calde. Niente. Posto? Grazie, buonasera e buon campionato.